Salve a tutti cari amici di The Abusi Game e di WorldofWrestling.it. Amici, ma soprattutto amiche di Abusi Game e di Ed esausti, ed esauste. Parlate piano che è tardissimo. Di Abusi Game e di WorldofWrestling.it. Qui è l'artefice Jack in compagnia. Lo specialista Michel. Renita Pepino. E vi diamo il benvenuto in questo Ho appena detto, diciotto. diciottesimo episodio del Chiedetelo agli Abusive. No, Bene. No, Ci vedete un po' stanchi perché stiamo iniziando a È registrare. l'una e cinque di notte. Abbiamo fatto la maratona Abbiamo appena finito di WrestleMania. guardare 4 ore di superbo Ma quasi spettacolo. 5 ore. Quasi 5 ore, esatto. Grande Iniziamo con spettacolo. salutare tutti quelli che hanno commentato l'ultimo Chiedetelo Ecco, agli quindi altro Abusive. sonnellino. O Big Money, Andrinter 96, DO9Y, Gabri Killer 02, Matteo Venditti, Gabriele Rosselli, Step 2000, Mino Monaco, Joke R. Calo, Lorenzo Solimeno. Non so l'immano. Solimeno. Sarà Barese. So l'immano. Cosimo Gentile, Calvin, Triple Tom 55, Salvatore Cariello, Matteo Lombardo. Enrico Gazzaforti, che mi chiede, potete salutare mia sorella Claudia Puffettina Fortunato? Quindi Ah, quella è lei. citiamo anche lei. WWE Fan, Jenny Barrese, Andrea The Best, Giuseppe Ravio, Ali Safdar 733, Budino d'Oro, Ermelinda Gambardella, il cui figlio Lucio ha compiuto 10 anni, auguri. Manuel Adesso siamo Gioia, diventati anche una. ho visto che dovevo Vabbè. scrivere. Giuseppe Tiralongo, Andrea De Felice, Samu 99, Condor Oz, Kevin Bertoni, Game Teacher, Game Master, Matteo Malleri, Giacomo Veneri, Hamid Latif, Seth Rollins, Marco Santomauro, Armando da Venezia, Nick 26, Joshua Sina, Daniele Rina, Christopher Rizzi, David Troiani, Andrea Sovri, Marco Cosentino, Marvin Battista, Andrea Sacchetto, Filippo Spinelli, Salvatore Maritato, Pier 360, Dark Scorpion, Humble, Jacopo De Simone, Andrea Papagna, Cricri F, Wicked J, Diablo One, Michele Masia o Masia, Steve 98, Michela Di Cosmo, Roman Reigns, Sasha Banks, Anthony Russo, Daniele Sina 01 Sina, Lorenzo Lesnar, Riccardo Gigliuto, Jenny Sannino, Claudio Gorio, Brian Sobani, Cesare Iannicello, Guzzi The Gamer, BB, Mattia Mordocco, The Viper RKO, Alessio Bettinelli, Review vs Review, Umberto Cannone, Connor, hashtag io Yos Gamer, SimSimix, Luca Ward, Vincenzo La Rocca, Francesco Basile, Vincenzo Giannotta, Mattia Landi, Riccardo Recrosio, Punk BitW, Wrestler Gamer, Matteo Mori, Davide Murgida, Marco Marasca, DJ Pico 8, fine. Ok, molto bene. Iniziamo con le Iniziamo battute trash. col pallino, scusate, ma sto per morire, quindi Vai, Gabri Killer 02, dai. vai. Lavatrice lanciata sul mercato. 3 morti e 2 feriti. Esatto, stavo per dire. Mino Monaco ci chiede: qual è il più grande faraone guidatore? Sotto un camion. Tutankhamon. Tutankhamon è Mio brisciacquo. padre era quello che era morto sotto un camion. Lorenzo Solimeno, Ehi, Solimeno!
Una signora va dai carabinieri e dice che le è stata rubata l'auto. Il carabiniere chiede se è riuscita a vedere il volto del ladro. La signora risponde: no, ma ho preso la targa. Beh, certo. Budino d'oro. Ciao. Budino d'oro mi ha fatto ridere. Bene. Come si dice porco cane in francese? Porsche Cayenne. Santo Dio. Porsche Cayenne. Manuel Gioia, qual è il colmo per Babbo Natale? Non esiste. Non dire queste cose che tra l'altro non sono vere. Posa l'ha detto. Essere io, beccato con le mani nel sacco. Comunque io credo a Posa. E lui se dice una cosa... non era come ha detto lui. No. Andrea... Pensavo l'avessi azzeccata. Andrea De Felice. Sono andato in Africa, ma non è come sembra. L'apparenza in Ghana. No! No! Sempre lui scrive anche: un legionario romano chiede a un suo collega: lo hai visto Gesù Cristo? Sì. L'ho incrociato poco fa. No! Non si può. La blasfemia ormai. È appena passata Pasqua. David Troiani. Chi è il miglior amministratore di trasporti cinese? Fu Gongqing. Bravo Pepigno. Queste qua gliele servite su un piatto d'argento. Specialmente adesso che sono anche assonnato poi. Marco Cosentino. Cosa fa un drogato in lavanderia? Dipende. No. No, quello era cosa fa un drogato in lavanderia? Si lava la coscienza. Il bucato. Questo è sottile. Filippo Spinelli. Infatti. Sapete dirmi la coppia di fumatori più accaniti d'Italia? Tu Mario e la tua Lana. Ragazza. Mario e Lana. Mario e Lana. Perché? Mario e Lana. Ma vai! Cavolo di... Nico e Tina. Mario e Lana. Mario e Lana. Era più sottile la mia. Talmente sottile che abbiamo capito solo noi due. Michele Masia o Masia. Cosa fanno le caramelle in un campo da calcio? Si scartano. Troppo facile, troppo facile. Se la chiedevi a me non la sapevo. Tu stai ancora pensando alla Mario Lana. Devo dire che studiare Macedone sta dando i suoi frutti. Macedonia? Macedone è un albero. No! È una lingua. Ma è una nazionalità, Macedone. C'è della Macedonia. C'è chi studia l'italiano, c'è chi studia il croato. È come il croato, il serbo e la Macedonia. È una regione che sta sopra la Grecia. Sì, perché una volta c'era l'impero romano, arrivò il centurione che disse: Cesare, a Macedonia avanza. E lui rispose: mettetela nel frigo. E allora lì... Ok. Sempre Bibi. Come si è comportato oggi il sale con l'acqua? Bah. Come al saluto. Com'è? Pessima! Come al saluto. Pessima! Questa te la spiego dopo. Sì, perché deve fare una lezione di chimica. Assoluto. Alessio Bettinelli. Sapete quale band musicale ha preso il nome dal numero di spettatori al loro primo concerto? Gli 883. Di zero assoluto. Ma allora anche Renato Zero. Umberto Cannone. Un poliziotto insegue un ladro e gli dice: fermati. Il ladro gli dice: perché non ti fermi tu, visto che non sei inseguito da nessuno? Giustamente. Bravo Umberto. Umberto, noi ti aspettiamo a Milano. No, bella. Francesco Basile. Nell'antica Grecia si è perso Perseo. Oh, lo so.
Io no, allora non dirla che la indovino io. Dai, non ci arrivi. Loro lo cercano. Nell'antica Grecia. Lo cercano. Lo cercano. Sei Perseo, sei Perseo, sei Perseo. Sei Perseo? Sei Perseo? 36! 36! Ma dai, ma non ne sai neanche una. E arriviamo con l'ultimo pallino della giornata, fatto da Riccardo Recrosio. Perché i fazzoletti sono sempre di fretta? Perché non hanno tempo. Perché non hanno tempo. Ma non me ne lasciate neanche una, ce l'ho qua da dire, ma non me ne fate dire. E quindi? Sei Perseo? 36. E che è un po' come occhio per occhio, 64. Esatto. Quella proprio. Joke are calo per Jack. Ecco. Posso sapere qual è il tuo wrestler preferito del passato di sempre? Ah, ma è finito il trash? Sì. Ma che bello che era già pronto. Perché dovrei fare un trash a lui. Non lo so, magari qualcuno voleva fargliela, visto che sanno che... Posso sapere qual è il tuo wrestler preferito del passato di sempre, visto che non l'hai mai detto, mi pare. Insomma, l'ho detto, no? Non lo sappiamo neanche noi, figurati quanto... No, io ho detto John Cena. Del passato. Del passato, eh. Io ragazzi, del passato... Il tuo passato ho è... Ho iniziato nel 2000... Nel 2001 a guardarla, che ha debuttato quando ha debuttato John Cena. Ha debuttato nel 2002, quindi ragazzi, nel 2001. Io l'Attitude Era non l'ho vissuta in diretta. Quindi io cosa devo dirti del passato? Allora ti dico Stone Cold Steve Austin. Lui è anche molto più giovane di noi, A parte che tu Stone Cold Steve Austin non l'hai mai visto. Esatto, per quello che però sto dicendo. Visto stasera. Del passato posso dirti John Cena, Eddie Guerrero, Andre the Giant, quella persona lì, Colonel Mustafa, lì. Non Eduardo andiamo... Gori Guerrero Yannis, esatto, non andiamo troppo indietro. Papa Shango, sono giovane, un po' più avanti, non andiamo troppo indietro. Allora Jenny Barrese ci chiede: qual è il vostro cartone animato preferito di sempre? Io ti dico, il periodo è lo stesso in cui ho iniziato a seguire il wrestling, primi anni 90, Tartaruga Ninja la riscossa. Io ne ho tanti di cartoni animati. E poi devi dirne uno. Non ce la faccio perché sono tutti... E poi sono cartoni che loro neanche... È per quello così li vanno a cercare. Neanche sanno. Andate a cercarvi Bobby Junior. Andate a cercarvi Conan e Lana, i vecchi cartoni anni 80, altro che i Pokémon, i Digimon e i Merdamon che fanno adesso. Dai ragazzi, Conan e Lana, Bobby Junior, sempre quello. Ascolta, non risulta i Pokémon che sono belli. Che... Ma io i Pokémon non li ho mai visti, ero già grande. Ma in confronto ai giochi, ok, per me sono tutti i Pikachu. I men e i dominatori dell'universo. Io ti dico Dragon Ball. Ok, allora io vado su i men. Basta, quello è fisso, l'unico. Allora, Ermelinda Gambardella. Ermelinda Yanes. Ci chiede: ragazzi, i video dell'Abusive Mania quando li pubblicate? Sono già finiti. Li pubblicavamo il giovedì, prima di WrestleMania. Dovreste andare a cercare... Abusive Mania 2 su YouTube e li troverai. Esatto. Entri nel nostro canale e fai cerca. Iscriviti prima. Sempre se ti vai, se non l'hai ancora fatto. Manuel Gioia ci chiede: avete mai visto un film con protagonista un wrestler? Se sì, quale preferite? The Rock, il tesoro dell'Amazzonia. The Rock, uno dei Fast and Furious dove c'è The Rock. The Rock, la fatina dei denti. Giuseppe Tiralongo, sì. Conoscete il gioco WWE Supercard? Sì. Sì. Se sì, farete un gameplay? No. Se no, perché? Persino lui sapeva dire di no. No, perché l'avevamo già provato una volta. L'avevamo provato. E faceva cagare pazzescamente. Quindi lascia perdere. Saranno contenti gli amici di WWE. Già che non posso dire cose. Scusate, no? Bello, ma è che io non l'ho capito molto come giocano. Ma cos'è che piace a Peppino? Non sapendo giocare, non ci arrivo.
scusatemi. Matteo Malleri. Posso dire la mia super gioco? È un non dire che fa cagare. Ripetitivo che... e noioso, sì. Sì, soprattutto è noioso. Io non l'ho capito. A mio parere. Magari se... quando lo giocai. Adesso ci hanno aggiunto altre cose che non ho proprio più provato. Matteo Malleri. Magari si è fatto interessante. Qualcuno di voi si ricorda di Rico? Se sì, quali sono le vostre impressioni al riguardo? Anche voi? Scusate. Vi sentivate in imbarazzo ogni volta che salivo sul ring? Io ti dico di no, perché... non è molto. Una volta, adesso non mi ricordo se nel 2004 o nel 2005, che io ero andato al forum a Milano. C'era anche a Milano. Lui. C'era anche lui, che se non erro, faceva coppia con... Johnny Stempoli, suo fratello Mario, no, con Johnny Stempoli e con Nunzio, che facevano ancora i Full Blooded Italian, gli FBI, quindi immaginati l'overhype che c'era. E Rico era stato il Rico più tifato, non mi ricordo, era felicissimo di questa Rico. Cosa non me lo ricordo. Se invece adesso non sbaglio, Rico dovrebbe fare il vigile del fuoco, o almeno una volta dopo essersi ritirato faceva il vigile del fuoco. Ti ricordi? Faceva il muratore. No, non quel Rico. Rico Costantino. Che tra l'altro agli inizi dell'Ohio Valley Wrestling faceva coppia con John Cena quando hanno debuttato. Ma te pensa, con Rico? Comunque no, io non mi sentivo in imbarazzo. Sì, era un po' strano, però questo di peggio. Hamid Latif, cosa ne pensate dell'inserimento di Snoop Dogg nella Hall of Fame? Ma senza senso, come del resto ogni anno capita, l'entrata senza senso. Come lo sta diventando l'Hall of Fame? Senza senso. No, ricordatevi che non possiamo parlare troppo... Probabilmente è entrato essendo cugino di Sasha. Vabbè, però ha fatto qualcosa, non è che è entrato... Sì, ecco. Però allora, giustamente, ne parlavamo settimana scorsa, al pari di Snoop Dogg potevano mettere anche Lemmy. Lo metteranno l'anno prossimo. Ma Lemmy non c'entra niente con wrestling. No, ha solo fatto tre delle più grandi team Summer. Vabbè, basta, solo team Summer, poi non è che abbia un ruolo nel... Ti ricordo che è entrato Arnold Schwarzenegger. Ma non possiamo parlare male di... Cioè, io per carità non mi esprimo su Snoop Dogg. Non voglio parlare male. Non ho mai comprato un suo libro e quindi non posso... Andrinter 96. Secondo voi quale libri? Secondo no. voi sì, sì. Fa le pentole Snoopy, ma non i coperchi. Non è Snoopy il cane, è Snoopy Dog. No, quello dei fumetti, no? Peanuts. Okay. Andrinter 96. Secondo voi quale personaggio famoso, non wrestler, per la sua stazza fisica potrebbe far bene nel mondo del wrestling? Beh, uno l'abbiamo appena visto. Esatto. Che è Shaquille O'Neal. Però non può far bene nel wrestling, secondo me. Infatti non l'ha fatto, ha fatto male. Sì, perché se vinceva la Battle Royale Shaquille O'Neal? Beh, forse tra Shaquille O'Neal e Baron Corbin era meglio Shaquille O'Neal. E quindi cosa rispondiamo? Io mi ero scritto, perché non mi veniva in mente, citando un attore con un fisico non proprio eccelso, però vorrei vederlo lottare, Jack Black, quello di School of Rock. Quello di... non mi vengono altri film. Gulliver. Vabbè. Snoop Dogg. Tropic Thunder. Tropic Thunder, sì. Quello ciccione che faceva le scoregge. Non me lo ricordo però. Vabbè. Le amici. Ah, io invece sangue. Vedrei bene quello che ha fatto. Ma che si chiama lui lì? Cazzarola, quello che faceva. Che ha fatto il grande Le Boschi. Jeff Bridges. Quello. No, era il protagonista. Quello che dici tu, secondo me, è quello che faceva Pappa e Ciccia. Non era dentro nel grande Le Boschi? Sì, sì. Ah, allora io ti dico... Io intanto penso il suo. Il nero, quello super muscoloso... Bravo! Di, del Miglio Verde. Del Miglio Verde è morto. È morto, però a lui... Michael Duncan. Quello sì. No, io sto dicendo quello dei mercenari. John Goodman forse è il tuo. John Goodman il mio, sì. Che ha fatto anche quello del... Io dico quello dei mercenari. Non mi viene in mente. Quello che... dello spazio. Che suonava gli strumenti con i muscoli. Non so se avete presente quel video che è famoso che girava. Che sono andati su sull'asteroide. Sull'asteroide.
con Bruce Willis. John Goodman. Sì, era dentro nel coso, quelli che salvavano la Terra. Per me non c'era lui. Certo, cazzarola. C'era, c'era. Ok, va bene. Fatto Armageddon. Sì, no, ho capito che film, però per me non quello lì non c'è. E che cazzo, ma vai a vederti Armageddon. Non ve lo so a memoria, per quello che te lo dico. Quello che quando fa la visita in ospedale per vedere se sono idoni, che si spoglia sul lettino, fa vedere il fisico. Non è quello, è quello è nero. È John Goodman è nero, eh. No! Quello del Miglio Verde! No, quello del Miglio Verde è Michael T. Duncan. Ah, io parlo di quello lì, eh. Cazzo, è John Goodman. È quello di Pappezzista. Ma chi se ne frega, ero passato già a quello del Miglio Verde io, cazzo. Ma guarda che... È bello che mi dice anche è nero, cazzo, era nero, è lui. Dai, andiamo avanti, va. Il mio non me l'avete cagato neanche di striscio. No, perché non so il nome, ho capito chi è. Ma... Ah, ok, buono, perfetto. Allora, ho deciso che non leggerò mai le domande non scritte in italiano. Questa non la leggo. È scritta in italiano? No, non credo proprio che questo verbo sia in italiano. Se fosse... Ah! Ma questa era bella da dai, era bella da rispondere. Allora questa volta la traduco in italiano. Per tutti. Se... No, prima leggila come no, è scritta. No, dai. Per tutti. Se sareste un uccello, in quale periodo della storia vi piacerebbe visitare? Quindi, correggiamo Marvin Battisti e diciamo, per tutti, se foste un uccello, in quale periodo della storia vorreste andare? Ecco, e io già qui parto dicendo, ma perché cazzo un uccello dovrebbe andare in un periodo particolare della storia? Cioè io posso capire se domandi a noi in che periodo della storia ci piacerebbe vivere, ok, ma perché un uccello? Perché l'uccello vola. Perché l'uccello vola. Ho capito, ma domanda a noi piuttosto, no, che se fossimo un uccello in che periodo... Ma sì, ma era il preambolo per fare la domanda. Sì, ma l'uccello è un uccello che non capisco. È proprio un uccello, vai. No, guardate che è in modalità polemica super. Ma, non vi dico neanche perché. Ma che, anzi, ma, domani ve lo diciamo. Ma perché l'uccello? Non lo so in che periodo. Rispondi piuttosto che lamentarti. Rispondi. Dai. Rispondi te. No, che... rispondi tu allora prima. Nel Medioevo. Io ti dico nel Western. Nel Western. E che uccello saresti? Ma non c'è scritto che uccello. Allora cioè, perché ci domanda se un uccello grosso, una cocorita. E perché ci domanda se fossimo un uccello? Adesso allora. Che è tardi, dai. Io nel West, va bene così. Io detto così. Nel Medioevo. Io nell'antica Atlantide. Ma gli uccelli, allora, se fossi stato un pesce. Quindi non puoi di cambiare. No, io voglio essere quello che voglio, scusa. Un pesce volante. Vabbè, Jacopo De Simone che ci ha scritto. Se la passera di mare non è un uccello. Dai, mamma mia. La gallinella di mare. C'è anche la passera comunque. Jacopo De Simone che addirittura ci ha scritto dalla sua camera d'hotel a Dallas. Ecco la mia domanda. Nel corso della storia del wrestling si sono formate centinaia di gimmick, cioè il becchino, il fratello pazzo del becchino, il gigante, il supereroe, il re, il miliardario, il filosofo e tantissime altre. Qual è per voi la migliore gimmick di tutti i tempi? Il coniglio! Quello di Adam Rose. Che non si è più saputo niente di quel coniglio. Io vado sul super sicuro e ti dico il primo Undertaker, il becchino. Il becchino. Io vado anch'io sul sicuro e ti dico il miliardario, ma quello originale, il primo miliardario, Teddy Biase, The Million Dollar Man. Quello che la sua canzone vabbè, iniziava con una risata, no? Perché no, io tutte le volte che l'ascolto la risata non la sento mai. Io però. Me la ricordo però, quello che faceva... Money. Vabbè, i tempi cambiano. Io, ragazzi... Dai, spara di un uccello a caso. Il condor. Il condor passa. Io non so cosa dire. Dai, dine uno.
Il gladiatore, che non c'è mai stato. Il dentista, che era la prima gimmick interpretata da quello da che Batista. Poi diventerà Kane. Ah, non Batista. Dr. Isaac Yankin. Che faceva anche rima, però. Da far Batista il dentista. O anche l'occulista. Vai avanti che ci penso. Michele Masia, o Masia, chiedo scusa. Qual è per voi il miglior personaggio interpretato da Mick Foley? Mankind. Ti dico Mankind, Mr. McMahon. Ma non l'ho seguito poi così tanto. Allora c'era Mankind, Dude Love e Cactus Jack. Allora, quello che abbiamo visto stasera era Cactus Jack. Mankind, anch'io. Michele Di Cosmo. Si vocifera di un ritorno di Mr. Anderson, Ken Kennedy, e il debutto di Eric Young e Bobby Roode. Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vederli in WWE? No. Vi ricordo che Bobby Roode era già nel pubblico a NXT TakeOver Dallas. Bellissimo. Ken Kennedy non mi interessa. Ecco, soprattutto come si è comportato, non credo arrivi in WWE. Però Bobby Roode, se viene bene, se non viene non mi interessa. Vorrei vedere uno stint di Eric Young, sì, per ma vedere... Quanti anni ha Eric Young? Non è giovanissimo. A me non importano poco o niente nessuno dei tre. Forse quello che un po' più mi ricorda è Kennedy. Gli altri, Roode, proprio non so chi sia. Eric Young so chi è e non lo vorrei proprio vedere, perché non mi è mai piaciuto neanche prima, figurati se ritorna. L'unico che un pochettino può cavarsela è Kennedy, però dicono che non potrà tornare, quindi. Anthony Russo, Jack, ti piacerebbe un Cesaro alla Randy Orton all'Authority? Alla Randy Orton. Alla Randy Orton, sì. Daniele Sina, 01 Sina. Quali erano le migliori sigle di Raw e SmackDown? SmackDown non mi ricordo. SmackDown no. Raw sicuramente Across the Nation degli Union Underground, quindi parliamo penso del 2002-2003. Non mi ricordo l'anno, ma Across the Nation, Union Underground per me è la sigla imbattibile. Allora, tu per me parti avvantaggiato, perché tu queste cose, facendole a casa, le stampi, le guardi, te le leggi e ti prepari, ti vai a cercare le cose. Perché è impossibile che uno ti domanda la migliore e tu metti fuori il Raw del 2000, no. Cantanti, vedi che... dirige il maestro. Vedi che sei... dirige il maestro. Vedi che sei prevenuto, perché io non mi ricordo più quanto tempo fa avevo pubblicato Across the Nation degli Union Underground in pagina. E se dovessi a casa ricordi benissimo. Cioè, se dovessero domandare a te, vedi che te non quella ti vengono. Quella del 2005 è la stessa? Oh, ma che cavolo vuoi che mi venga in mente a me delle sigle di... No, io sai perché lo dico? Già faccio fatica a tenere a mente le sigle di cartoni animati. Ok, anche a me quella di... Sai perché te lo dico? Perché è l'unica che mi ricordo. Perché ok, la dico anch'io. Bellissima quella. Bella, degli dei? Union fino al 2005 c'era in... Aro. Sì. Bello, forse nel 2006 è cambiata. Ragazzi, ma anche voi, che domande che fate? No, bravi questi. Bravi. È che lui le guarda prima. Vuoi farlo tu? No, io ho già provato. Riccardo Gigliuto, WWE 2K17, preferireste lo showcase con Daniel Bryan, Randy Savage, Edge, Chris Jericho, Shawn Michaels, Undertaker, Ultimate Warrior? Taker? Randy Savage. Take care. Dai, dimmi uno di un uccello. La cicogna. Undertaker. Oh. Jenny Sannino, secondo voi un giorno Goldberg tornerà in WWE? No, sempre questa domanda. Se no, entrerà nella Hall of Fame. Ma sì, che lo lasciano entrare. Apritegli. Nella Hall of Fame, secondo me sì, tornare no. Tra l'altro si vociferava che tornava anche per WrestleMania 32. Non so su quale fondamento, però vabbè. Infatti poi ho mandato a quel paese a tutti, lui su Twitter. A lui gli sta proprio qui la WWE. E basta dargli 2 milioni di dollari per una sera, vedrai che non gli sta più lì neanche a lui. 2 milioni.
Steve 98, me lo sono sempre chiesto, la WWE è uno sport di intrattenimento, ma come fanno a fare uscire il sangue? Allora, quello che vedi non è sangue, tipo stasera usciva dal nariccio da Undertaker, se tu guardi bene. Dai ragazzi, ma che cioè, rispondete, va che allora, non fanno uscire il sangue. Una volta facevano una cosa che si chiamava blade job, cioè nascondevano i pantaloni nei polsini delle lamette e quando non erano inquadrati dalle telecamere fisicamente si tagliavano e facevano uscire il sangue. Era PG, controlli del sangue, così la cosa è stata impedita, non può più succedere. Quindi o sanguini perché tipo Samoa Joe contro Finn Balor a NXT Takeover Dallas, sbagli, gli dai un pugno e gli prendi l'arcata sopraccigliare, oppure può succedere che quando serve necessariamente a far vedere il sangue, al posto di togliere la lametta prendono una capsula che contiene sangue finto, sangue vero, di pollo, comunque non sangue che fuoriesce dal wrestler, non inquadrati dalla telecamera, e se lo aprono la capsula e se lo spargono addosso. E il nariccio come fanno a farlo uscire? Soffiano nel canale dell'urina. Dell'urina. Luca Ward per Michelle. Perché non ti è mai piaciuto John Cena? Mi piaceva all'inizio, quando ho debuttato nel 2002. Ancora, a SmackDown, nel Kurt Angle Invitation. Sì, diciamo. Mi piaceva quando faceva il Doctor of Taganamics, quando ha incominciato a diventare invincibile, ho incominciato a apprezzarlo di meno. Ma non solo lui, tutti quelli che si dimostrano invincibili vanno a parenti famosi, a me non garbano tantissimo. Dovesse tornare e tornare il, io sarei il primo tifoso. Però abbiamo già visto stasera che è tornato, ma non è tornato. E l'ultima è finito? L'ultima è questa. DJ Pico 8. Chi preferite tra la DX e lo Shield? DX. 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 DX, DX. O The Shield. Quindi ragazzi, noi vi aspettiamo domani con il primo JMP di Trono XL, dove parleremo principalmente di WrestleMania, facendo una piccola recensione personale. Quindi non mancate. Per oggi è tutto, io vi ricordo come sempre di lasciare un voto a questo video e di fare altre domande qui sotto che risponderemo settimana prossima. Possibilmente non chiedeteci se fossimo dagli uccelli. Se saremmo. Lasciate anche un voto e buona Pasqua. Buon pesce d'aprile. Qualcuno ci aveva creduto, Visitate la pagina. Buon Ferragosto. Ciao. Per oggi è tutto. Dall'artefice Jack. Specialista Michele. Dall'eremita Peppino. Alla prossima. Ciao belli. Ciao.